Incredibile come solo noi, solo noi riusciamo a fare delle partite così. Io parto con la premessa: e poi quando pubblicherò la live reaction, ve la ripeterò questa cosa. A me, dopo Milan Fiorentina, mi è preso l'attacco di panico. Mi è preso l'attacco di panico. Dopo Milan Fiorentina, e già tra un po' mi era preso anche dopo Milan Spezia. Mi era preso l'attacco di panico. E avrei pagato tutti i soldi che ho per non vedere più una cosa del genere. Passano due mesi, passa un mondiale, passano. 52 giorni, e cosa succede? Risiamo qui un'altra volta. Rischiamo qui un'altra volta. Non è possibile. E non andate a dire di partita giocata benissimo. Perché tu non puoi arrivare al 90 2 a 1 giocando così. Non puoi. Non puoi. Non puoi. Non puoi. E l'ho detto a inizio live, perché era su Twitch, per tutti quanti, godetevi questa partita. Perché dalle prossime, dalle prossime sarà una bestemmia continua. La Supercoppa, la partita in casa con la Roma, a Roma con la Lazio, la Champions League, il derby del 5 febbraio. Ragazzi, tempo per attacchi di panico ne avremo infiniti, se dobbiamo giocare così. In 15 minuti ti sei messo la partita in difesa e che fatto ti sei messo a fare il coglione e colpi di tacco, quello che non passa la palla, quello che vuole fare il dribbling? Sempre così, sempre così. Che succede? Fanno un tiro in porta e fanno un gol, e a quel punto, se, se poi arriva anche il 2 a 2, è giusto così. Perché se poi per casualità capita una palla alta, quella seggiola di merda che abbiamo in porta perché è una seggiola di merda, è un M mental. C'ha più buchi di una parete, di un poligono di tiro. Quello lì prende un altro gol, poi si ride, poi si ride, si ride. Dire che fino all'ottantesimo è stata giocata in un'area di rigore e non venitemi a dire, eh, ma il portiere della Salernitana le ha parate tutte, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, ti hanno anche annullato un gol, quindi vuol dire che eri buono a farlo, no? No, ti 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 ta, ti tu, ti ta. e quelli un'azione gli è bastata, una, una, e ti ha fatto gol. E neanche oggi portiamo a casa il clean sheet. Neanche oggi. Adesso, quando andremo a giocare con le squadre che non fanno un tiro in porta a partita? Perché l'Inter non tira a partita. Un tiro in porta a partita non lo fa. La Lazio non lo fa. La Roma non lo fa. Ma manco il Lecce la prossima lo fa un tiro in porta. Tutta la partita, per non parlare del Tottenham. Vogliamo andarci così? Andiamoci! Andiamoci! Guarda, tutti tutti parlano tutti l'ottimismo io voglio vedere dov'è questo ottimismo mostratemelo mostratemelo abbiamo vinto un campionato abbiamo fatto un acquisto solo un acquisto solo che anche oggi ha sbagliato 4 gol un acquisto solo abbiamo l'infermeria 52 giorni di mondiale 52 siamo Usciti contro la Fiorentina avevamo 5 giocatori indisponibili. Dopo 52 giorni di 0 Serie A, 9 indisponibili. 9, 9, Mignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Messias e sono a metà. Kier, poi chi, chi manca? Rebic e ne mancano ancora due. Ballo Turé e ne manca uno. Cioè, non, 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 non esiste! Un acquisto solo, infermeria sempre più lunga e zero rinnovi di contratto. Ecco la realtà dei fatti. Poi vai a giocare tre amichevoli. Perché, ok, sono amichevoli tutto il cazzo che vi pare, perché il cazzo che vi pare, ma sono amichevoli! Dove tu? Sei stato umiliato! Sei stato umiliato! Ed è andata bene che non ho fatto l'hydro action neanche il post-partita! di quelle partite lì perché sennò sarebbe stato un inferno. Le amichevoli poi rispecchiano come ti andrà la stagione. Infatti abbiamo fatto un precampionato buono. Siamo partiti bene, quando le cose andate male, sono andate male anche le amichevoli. È tutto così. A me non interessa la gente che parla. Eh ma quello tanto poi rientra. Eh ma quello tanto poi firma finché non scende in campo con la maglia mia, è infortunato! FINE! Fine! Finché non c'è scritto ufficiale rinnova fino al! Non è rinnovato! Viste anche le esperienze precedenti, ti ha promesso di rinnovare e poi non lo ha fatto. Mi dovete far venire il fegato marcio il 4 di gennaio alle 14.30 del pomeriggio. Per niente, per una partita dove hai tirato in porta 12 volte e hai fatto due gol ed è sempre lo stesso problema. Perché non mi venite a parlare del portiere? Parlatemi di tutto, ma anche di, di quello perché ce ne sono state un casino di partite quest'anno dove abbiamo fatto una serie ininterrotta di tir in porta e a volte manco abbiamo vinto. Non venitemi a parlare di portiere, cose varie. È la mentalità, è la freddezza che conta, è quello. Ci sono sette partite che dobbiamo giocare a gennaio: sette, sette, supercoppa, coppa Italia e cinque di campionato, di cui una è andata. Mi spiegate io il primo al primo febbraio come ci arrivo? Spiegatemi, datemi un consiglio di psicofarmaci, qualcosa, perché a primo febbraio non ci arrivo, non ci posso arrivare a primo gennaio. A primo febbraio non ci posso arrivare. In queste condizioni non mi mettete in condizioni di arrivare a primo gennaio sano. Ripeto, mi avete fatto prendere l'attacco di panico contro la Fiorentina, una partita che anche lì vantaggio subito e poi ci siamo messi a grattarci le palle in campo. A grattarci le palle. Chissà cosa oggi è andata bene. Che ne fate voi sapete perché? Perché se non si faceva il secondo. Noi all'81 stavamo 1-0. Stavamo 1-0. Ringrazia il secondo gol. Ringrazialo. Quando vi dissi. Manca, manca poco al mondiale. Fate iniziare questo mondiale. Perché non ne posso più. No, Ieri sera volevo fare un video Proprio ieri sera Appena sono andato a casa di palestra Ho detto faccio un video Poi ho detto no aspetta frena Il video era una situazione Una situazione Una panoramica Una panoramica su com'era il nostro momento adesso Lo stavo per registrare Ho detto va aspetta che se magari Poi domani vinciamo Agevolmente registro un video per nulla, quindi ho detto: Ma aspetta, magari no, Porca puttana, avessi fatto quel video. Metà delle cose che ho spiegato, non le avrei già spiegate in questo video, sarebbe durato la metà. Io, io non lo so. Io non, 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 non ci arrivo sano a maggio. E, e a volte. Se ti chiami, lo ripeto sempre, dall'anno scorso che lo dico, se ti chiami Milan e vinci giocando di merda, agli atti c'è che hai giocato di merda, perché la partita dopo, giocando così, non è detto che tu la vinca. Invece, se perdi e giochi bene, non conta un cazzo. Perché tu agli atti hai perso! In una, siamo in una posizione di classifica storica. E tutto quello che vi pare che noi non possiamo permetterci di stare lì, sederci, pensare. Non abbiamo tempo, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le condizioni, e le situazioni per farlo. Non ce l'abbiamo. Il Milan deve abbassare la testa, rigare dritto e sfondare qualsiasi cosa abbia davanti. E anche oggi lì il 2-0 di ta! Ma lo, cioè, fare tre gol in una partita vi costa? Non lo so, c'è cioè, cioè un aumento... Cioè, il vostro stipendio al terzo gol in una partita triplica che lo deve sborsare la società? Fatemi capire. Perché tranne le due partite di Champions e con Monza, e il derby... E il, la partita con il Chiera con Lempoli che mi ha fatto al 96esimo 3-1. Ma è sopra due gol quest'anno. Ma è grave, eh. Raga, è grave. È gravissimo. La reaction uscirà stasera. E basta. Basta perché mi fanno male gli addominali tra la palestra di stamani, tutto quello che mi avete fatto sputare questa partita inutilmente inutilmente sottolineo inutilmente ci vediamo ancora la live reaction e mi raccomando vi aspetto su twitch per le Cemila. addio